Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, aspettate. Io sono LJ e oggi siamo su... Cavolo, su Gattino Verit. E ho visto il trailer, sembra un gioco abbastanza difficile, ma ci riuscirò ragazzi. Allora ragazzi, ho già imparato un po'... Scusatemi, eh. Oddio, sto impazzendo. Un po' le meccaniche. Ed è... un gioco di merda, un gioco impossibile. Aia. E ci vuole tra l'altro una pazienza che non ne avete idea. Comunque questo gioco consiste nel scalare in una montagna e vai nello spazio, solo che è una roba impossibile. Comunque adesso, prima sta cosa di assai martello quando ti sei agganciato, io proprio ciao. Invece adesso l'ho imparato. Aia! Con che fisica? Ok. Vai! No! Ce l'ho fatta. Ok. Ok, devo salire su questo tubo. Sì, certo. Con che cosa dovrei fare questa roba? È impossibile. È veramente impossibile. No! Oh, se cadevo, ti giuro. Sono già bello che incazzato. Ok? No! Un bel bicchierino, facciamoci di droga. Comunque ho tolto la voce perché sapevo che sto gioco parlava un tizio fino alla fine. No, aspettate. No, aspettate! Ok, ho ripreso il controllo. Stavo cadendo, vero? Stavo cadendo, non volevo saperlo. Ok. No! Non ci credo. Ma perché cado sempre lì? È una roba incredibile, una fortuna. No! Ok, la fortuna mi sta lasciando. Mi stava per lasciare la fortuna. Vai! Con che fisica mi sono bloccato? Ok. Ora vai! Ok, no, adesso ci facciamo di droga. Ok. Ok, rimettiti così e vai! No. No! Sono caduto. Sono rimasto bloccato qui, ragazzi. Questo potrebbe essere un piccolo problema. Ok. No! Che cavolo? Volume a posto! Ok. Il tubo ci riesco. Sono le altre cose il problema. Ecco. Niente, adesso anche il tubo è diventato un problema. Sempre andare lì, non devi andare lì, bello, devi andare là, devi andare dal bicchiere. No, tanto sei già ubriaco perché
A Jubu, jakie potrebbero venire questa idea di scalare. Di scalare una montagna con un martello di merda? Oh, yes! E qua? Cosa cavolo devo fare? Ok. Sì, sì, ok, bene. Ok. Cioè, con sta faccia felice ti ammazzo poi. Mamma mia. No! No, 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 no! Ce l'ho fatta. Aiuto! Ce l'ho fatta. E qua cos'è? Sì. Sì. Domani ci posso riuscire ad arrivare là. No, ci sono riuscito. No! Ok, non voglio scoprire dove porta questa caduta, quindi cerca di farcela. No, Oh no! Devo salire in verticale! Cioè, mi stai prendendo in giro? Devo salire in verticale? Che ciao! Con il muro lì, ragazzi, ci metterò una vita. Se io facevo questo gioco a 8 anni, mi sciaccherò ancora al pezzo dove c'era l'albero. Ma dai! Allora, facciamo una cosa. Giro il martello non a sinistra, ma a destra. Ma dai, ho sentito il rumore della lampada. E questo è buono. Però non voglio scoprire dove mi porta quella caduta. Sì. Ok. No, no! Ci ho riuscito però. Ma dai. No, no, dai. Ok. No, non ce la posso fare. Mi scivoli, che pezzo di merda. No, aiuto, mi sta scivolando. Se mi scivoli, Gio, non puoi immaginare. Ti faccio fare una delle fine di Jason. Sai che bello? Ma dai. Mamma. Ah! Mia! Ok. No, ma è impossibile quel punto. Con che fisica? La fisica non c'è, eccola. Visto? Ok. Bene, siamo tornati. No, no, allora. È tutto sbagliato quello che stai facendo. Ci sapete quanto mi sono mosso? Allora, devo tirarmi forte. Allora, non mi devo preoccupare di niente, mi devo solo preoccupare di cadere. E quello è il problema. Quindi, se non ci fosse quella cavolo di roccia che ti porta sicuramente all'inizio di tutto questo tragitto, sicuramente io non sarei così tanto in ansia di cadere! Poi, ragazzi,
ragazzi, ho anche alcuni problemi con l'altezza. Già mi vengono le vertigini. Guarda, guarda. Se cadevi lì per colpa di questo sbaglio, che è pure uno sbaglio piccolissimo, ti giuro che ti uccidevo. Ti uccidevo i tuoi amici. Ma secondo me ci riesco a saltare da qui alla... E per forza il bastone del martello trapassa le cose con la fisica. Con la fisica di merda. Aspettate che accendo la luce perché non si vede niente. Va bene, siamo tornati di nuovo. No, per colpa di quel masso. Ragazzi, non potete capire. Per troppo mi fa male il braccio. Mi sono salvato, volevate. Ma vedi che non va. No, ma dai. Però vedo che lì il cielo si sta... Secondo me sto arrivando al secondo livello. Quasi, quasi. Non dico che ci sono, ma ci sono quasi. Ok. No. Ok. No. Questo gioco, ragazzi, è capace di portarti anche all'inizio di tutto il gioco. È capace, ne è capace. No. Ma perché scivoli? Un martello non dovrebbe scivolare in questo gioco. Quindi, come l'hai sviluppato questo gioco? A caso, l'ha sviluppato a caso. Ma perché cadi? Basta! Che cavolo, mi fai urlare. Ma basta. Ok, basta scivolare. No! Me la rischio! Non me la rischio. Perché il gioco me lo impedisce. Me la rischio! Come lo punti sto martello? Lo punta male, per questo che perdo. È per questo che perdo. Stavo rischiando, ragazzi. Ok. Mi potete salvare da questo inferno di merda. Sono andato dal diavolo, ecco da che sono andato. Lo sapevo che sto gioco mi poteva rovinare la giornata. È già la scuola che mi rovina la giornata, ma non è quello. E questo gioco me l'ha rovinata proprio tutta, dalla mattina a questo, a qui. Incredibile. Incredible. No. Ora lo dico io, perché mi sto stressando. Ok, ma vai a cagare nei cessi, devi andare. Ma se io butto a sinistra, perché tu vai a destra?
La fisica di sto gioco, ragazzi, non funziona. La fisica non funziona in sto gioco. E dovrebbe funzionare. Invece fa qua come caspita vuole lui. Non come voglio io, come vuole lui. Cioè, mi vuoi dire che sono rimasto bloccato qui? Adesso non riesco più a tornare in quel punto. Beh, sono andato nella battumiera. Devi viverci nella battumiera. Devi viverci. Aiuto. Che si sgancia il martello. Allora adesso io punto a sinistra, ma in effetti dovrei puntare a destra, perché se allora lui va, se io punto a sinistra e lui va a destra, allora se io punto a destra lui andrà a sinistra. Faccio sempre dei ragionamenti, Non ce n'è più stato bisogno. Ora possiamo andare avanti per me? Per lo sviluppatore di sto gioco, che è una merda sto gioco. Ragazzi, chi ha finito sto gioco avrà insultato lo sviluppatore, per forza. No, ti prego. Ti prego! Ma vedi che scivola! Ok, siamo tornati, che bello! Aiuto! Che merda! Ok, ce l'ho fatta. Vai su questo cavolo di muro inutile. Aia, sono morto. Sono vivo. Comunque l'unico tasto che funziona in sto gioco di merda, perché lo definisco gioco di merda, è il suo aggettivo che si merita sto gioco di merda, l'unico tasto che funziona, ragazzi, che non è neanche un tasto, è il mouse. E io non sono abituato a fare sti cavolo di giochi dove funziona solo il mouse. Non sono abituato. Invece sto gioco mi vuole far abituare. E guarda, non mi sono ancora abituato. La tastiera potrei anche staccarla, solo che c'è un tasto dove devo interrompere la registrazione, e qui quando voglio, e quindi non la posso staccare. Però mi sarebbe molto utile, perché così almeno sto gioco di merda se ne andrà dalla mia vita. Ma dove? Ragazzi, vi giuro che il mouse lo muovo con una lentezza che proprio mi odierebbero tutti. E il martello mi sposta a 2 metri.
mi dite, ditemi ragazzi se può essere normale. Quelli che ne sanno di più, ragazzi, quelli che ne sanno di più, ovviamente, mi devono dire se è normale che il martello mi sposti così tanto, in là, se il mouse lo sposto a una lentezza di una lumaca. Me lo dovete dire. Perché io, ragazzi, sono sicuro che non è normale. Io, ragazzi, direi che la vittoria è qua, cioè. Ma dai, ma no, cioè, ma dai, ma mi scivo sto cazzo, ma giusto, ci provo l'ultima volta, poi basta. È bello, bello. Mi scivola! Mi scivola! Dovevamo farla non così tanto ripida questa collinetta. No, io, ragazzi, dove sbatto? Dove? Ma dai! Cioè, ogni volta quando io mi lancio qui si ferma! Ma dove sbatto? Dove c'è un muro invisibile qua? Ok. Quindi, ma non devi far così, coglione, coglione. Ragazzi, io vi giuro, mi sto incacchiando. Guarda, guarda che schifo di merda, guarda che schifo, che schifo, che schifo, che schifo. È l'unico punto dove ti stressa di più. Allora, continuiamo qua nel prossimo episodio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi, devo lanciare qualcos'altro. Iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!